faccio... no. Non era così, scusi. Faccio un sol maggiore, faccio... che tra poco c'è il collegamento. Ma no, guardi che siamo già, stiamo facendo aspettando. Ah, siamo già collegati? Ma siamo collegati, sì, anche perché c'è la luce, luce rossa, dottore. E allora ci prendono, scusate, il work in progress, stiamo lavorando per questa puntata di questa sera, sì. È una puntata molto speciale, io sono molto affezionato a questa puntata, lo ero anche la scorsa volta. Dove... Lei ormai si affeziona a questa cosa, sì, qui dentro. Perché vedo che Canzonando sta iniziando a piacere la gente, ovvero la gente ha capito anche lo spirito di Canzonando. Poi abbiamo fatto anche questo sondaggiando prima di Canzonando. C'è anche sondaggiando, speriamo che sia andato bene, perché... Dobbiamo, bisogna avere pazienza, la gente va come dire affezionata alle cose, non affezionandosi, è che... affezionandosi. Affezionando. Vogliamo chiamarla affezionando? Ecco. Sì. Ma no, non chiamiamo affezionando, mi sembra una cosa di influenza addirittura. Canzonando adesso già. Canzonando. Però poi potremmo fare anche un coso affezionando. Ma per vedere quanta gente c'è. Un coso, poi ci spiega che cos'è un coso. Vabbè, un coso è un concorso. Qualcosa, cioè una crasi di concorso. Vabbè, intanto volevo sempre salutare, perché noi ci troviamo all'OFF, le officine ferroviarie, la gentilezza, la capacità e la professionalità dei vari barman. Adesso qui ne abbiamo uno, vede, sta già preparando tutti i bicchieri, perché stasera faranno cocktail, delle bevute, si faranno, faranno le cose veramente importanti. Ma vogliamo fare qualche anticipazione, perché abbiamo degli ospiti, ci sarà tra poco, arriverà, non diciamo, nostro... non diciamo. No, io non ho voglia di non dire dell'ospite. Ma scusi, ma è qua l'ospite, già come fanno a dirlo? È già inquadrato. Ce l'abbiamo qua, abbiamo finalmente alzato veramente il livello, abbiamo un maestro qua. Va bene, allora scusi, non le abbiamo dato un microfono, però adesso glielo passiamo. Ho voluto alzare tanto il livello, sì. E allora ho chiamato, già avevamo iniziato con Catto. Era con Catto quello lì, è cambiata, deve dire la verità. Ma non con Catto, ma adesso lasci perdere. Va bene, abbiamo iniziato... Catto senatore, non si era un senatore. Poi, dopo un senatore È tornato dal Messico, è stato in Messico. Va bene. Dopo abbiamo avuto la bravissima e bellissima, che ha riscosso tanto successo, la Bea Zanin, che salutiamo, la Bea bravissima. Certo. È bellissima, è piaciuta veramente tanto. Allora abbiamo detto, teniamo sempre un livello alto. Sì. Come non chiamare il maestro Matteo Castellano, con cui io ho suonato per tanti anni, anche Night Crociera, l'abbiamo fatto di tutti i colori, va bene. Sta dicendo cose importanti, che per fortuna non si entriamo nel particolare, sì, forse abbiamo, siamo stati tanto tempo volevo Grecia, dire, con la bellezza siamo rimasti più o meno a livello, direi, la violoncellista non l'ho vista, ma immagino che fosse un po' più appetibile di me. Vabbè, diciamo esteticamente forse sì, almeno va a gusti, perché c'è chi invece ritiene più appetibile un baffo. Perfetto. C'è a chi piace il baffo, ecco. Però abbiamo ottenuto sempre artisticamente un alto livello con Matteo, certo. Con il maestro Castellano, Matteo, che suona fisarmonica, e questa sera suonerà la pianola. Oggi suona la fisarmonica sdraiata. Esatto, cosiddetta fisarmonica sdraiata, la pianola, tipica. Quella che si chiama la pianola. Va bene, e anticipo solo questo, Mao, non mi far dire altre cose. Non diciamo anche che arriverà solo Giorgio Olmotti. Poi c'è lo storico, vedete... preso bene l'abitudine che ha anche Capitan Frido, arriva sempre per cena. Ma è inutile che stiamo qua tutti insieme, sono amici. Il maestro. Tanto forse la prossima settimana tornerà Capitan Frido. Ah, diciamo. Sì, forse. Va bene. C'è il dottor, Giorgio Olmotti. Ma non possiamo suonare già un pezzo. E poi potrete sentire solo la voce, c'è il nostro notaio. A me manco mi inquadrano, ma vi rendete conto? Perché lei deve rimanere. Lei è il notaio. Lei. Ah, è proprio nell'abbaino, proprio nascosto. Senti che voce. Lei è brava. È perché sono costipato. È un po' costipato. Sempre, però, non volevo venire, poi lei mi ha obbligato. Beh, l'ho capito. È lavoro, non è che uno si mette in muto così. È chiaro. Va bene, chiaro. Comunque, notaio, questa sera vi invitiamo all'officina ferroviaria, corso Sommiliere 12. Al Cavalcavia, ecco, nel punto più alto del Cavalcavia c'è una bellissima area, ecco, dove potete venire a ascoltare Canzonando. Che cos'è Canzonando? È la paradia di quelle che adesso sono questi, come li chiamano? Contest, uno contro l'altro. Allora anche noi, siccome alla gente piace, questa sera metteremo di fronte perché volevamo fare qualcosa di nuovo. No, stava parlando il notario, non guardi me. Ho detto voleva fare qualcosa di nuovo, ha fatto come tutti gli altri. Sì, no, siamo proprio diversi. Lei non sottolinei
l'inopportunità. Esatto. Ecco, lo facciamo con un taglio diverso, totalmente diverso. È diverso. Con un taglio, perché a votare non saranno è vero. Dei pseudo giudici. È in diretta il voto. Ma è la gente stessa. Bestie. Con l'applauso. E che può votare, ci sarà quindi l'applausometro. E c'è il notaio, certo, per confermare tutto. Comunque questa sera lo scontro è tra titani, ecco, uno scontro titanico. Sì. Tra, vabbè, sì, diciamo anche due scuole diverse, due scuole diverse, ma con un punto di congiunzione che non abbiamo è un po' difficile a trovare, che ancora non sveliamo. Venite stasera, a vedere, perché se diciamo tutto la gente sono contenta. Infatti se ne va, se non diciamo pezzi non diciamo quindi niente. Stasera annunceremo quello che è la congiunzione tra David Bowie e sì, io amerei dire tra Renato Carosone. Infatti. Ma perché, David Bowie, anche solo in ordine alfabetico, viene prima David Bowie e poi Renato Carosone. No. Ah no, perché scusi, ma se prende il cognome Bowie Carosone A B C, anche per se prende il nome. Ma per anzianità, per anzianità o per importanza, Renato infatti, Carosone. Infatti. David Vabbè, Bowie. Di quello ve ne intendete più voi. Perché Renato Carosone porta più gente David Bowie, quasi quasi me ne sto a casa. Allora, quindi vedo che è proprio animato da dei sentimenti artistici. A me piacciono entrambi, non sì, ho preferenza per nessuno. È imparziale. Noi siamo imparziali. Noi sì, siamo. La vedo come Mau, faccia un annuncio che ne vale la pena per il pubblico. Allora, signori e signori, vi aspettiamo questa sera qui all'officina ferroviaria per questa puntata di Roba Forte, che presenta lo speciale Canzonando. Ecco. Sta arrivando anche il nostro Morti stava andando scale Orbotti. Sì, vi aspettiamo numerosi per scoprire qual è l'anello di congiunzione tra Renato Carosone e David Bowie. Sì, non lo diciamo, non anticipiamo. No, non lo so neanche io non lo so. Non deve scoprire niente. E per vedere. Lo sappiamo noi. Immaginato. Io anche, non lo sappiamo, io lo storico, vi siete parlati su WhatsApp, vi siete parlati. Va bene, allora vi aspettiamo questa sera, chi volesse venire a mangiare vi aspettiamo per le ore 8 per la cena, invece lo spettacolo inizierà intorno alle 21.30, 21.45, ecco come anche ci segnala 46. Anche il bravissimo, anche 22, dai. Vi aspettiamo numerosi perché Canzonando sta montando. Sta montando. Va bene. Non vogliamo fare un pezzo in anticipazione. Uno stacchetto, anticipiamo uno stacchetto. Ma cosa sono? Lei la deve smettere di anticipare le cose, che poi la gente non viene. Allora, mettiamo il caso che io dico. Attenzione, perché questa sera con noi c'è Giorgio Olmotti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E io dico, ospite questa sera alla pianola Matteo Castellan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lo stacco l'abbiamo capito. Vi aspettiamo. A dopo. Lo stacco lo sappiamo. Può anche contare solo uno, poi andiamo. Non è che fa 1, 2, 1, 2, 3. Andiamo. Vabbè, non suono più. No, per no, dire non suono, che potevamo farlo più stretto. Più. Più stretto. Non mi cosa. Dispiace. No, non faccia così, ma è irascibile. Non sono permaloso. È quasi permaflex. Allora, se non siete, poi attenti su 3, 4. Provi a farlo. Vabbè, ho capito. Allora. Sì. Ah, guarda cosa sta facendo Raffaello. 3, 4. Va bene, ci vediamo. 3, 4. Lei era disattento, 5 euro di multa.